Caccia al tris. Dopo due, no? Speriamo. Una partita difficile, va. Contro una, secondo me, una buona squadra che ha avuto tanti problemi quest'anno. Però è una squadra di categoria con gente davanti importante. Quindi sta a noi adesso non farli galvanizzare, non farli rigenerare, anche perché troviamo un clima un po' sfiduciato, no? Visto che sono terzo team. Disperato. E anche disperato. L'importante oggi, cioè domani, sa non sbagliare l'approccio. L'approccio è fondamentale. Squadra aggressiva, non dobbiamo farli ragionare, cioè non gli dobbiamo concedere quasi nulla, perché basta una piccola scintilla che si possono riaccendere, quindi questo non deve succedere. Pensi che il Bari sia guarito dalla sindrome che l'accompagna contro le squadre dei bassi fondi? Ma io spero di sì, veniamo da 3 vittorie e un pareggio, 10 punti nelle ultime 4 partite. C'è cresciuta tanta autostima, tanta sicurezza in più, cioè adesso sta a noi, dipende tutto da noi, quindi la squadra lo sappiamo, qualità, ma bisogna metterla in campo nel giusto, diciamo, senza strafare, e non abbiamo preso gol l'ultima partita, questo è molto importante, insomma dobbiamo dare continuità, come abbiamo sempre detto, se vogliamo arrivare fino in fondo in questa posizione di classifica. Anche perché adesso le concorrenti sono aumentate in 4 sulla stessa poltrona, insomma. Sì, ma ci sarà, sicuramente ci sarà un alto e basso, sicuramente fino alla fine, come ogni anno. E qui in questo momento diciamo che gli allenamenti contano poco, contano le motivazioni in questo punto. Sono rimaste poche partite, la squadra ormai sa quello che deve fare, è normale che ripeto, l'approccio e la mentalità deve essere quella giusta, quella di voler arrivare a tutti i costi. Non bisogna guardarsi solo da una, sono tre gli avversari. Ma è meglio che siamo tanti lì davanti, comunque, per secondo me, è meglio, perché così ci sono partite vere in tutte le sabati, quindi non incontriamo già una squadra che non ha più niente da dire. Noi adesso andiamo a incontrare due squadre che lottano per salvarsi. Altre squadre che stanno lì per un piazzamento playoff importante, insomma, è un campionato che rimarrà vivo fino all'ultima partita. Un pareggio non serve a nessuno dei due? No, io non credo, ma a noi serve per dare continuità sicuramente, allora secondo me non serve a niente, quindi sicuramente spero che ci esca una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Mister, il Bari in campo, possiamo dire, con gli occhi della tigre, magari della Malesia? Sì, prima erano gli occhi giapponesi, adesso quelli della Malesia. Sono tutte voci, fin quando non abbiamo certezze lasciano il tempo che trovano, dai. Noi dobbiamo pensare poi al campionato, questi sono fattori della società che interessano il presidente, a noi ci tocca poco, quindi noi dobbiamo scendere in campo motivati, consapevoli della nostra forza, consapevoli che stiamo terzi in classifica e che dobbiamo mantenere questa posizione fino alla fine. La fascia da capitano domani la indosserà comunque Marino Defendi o c'è un ballottaggio anche su quella? Vediamo, qua c'è i dubbi, quindi non lo so se Marino porterà la fascia da capitano domani, vedremo, abbiamo ancora un giorno. Perché non gioco o perché gioco un'altra? Ma può anche darsi che possa dare un turno di riposo, non lo so, vediamo, dobbiamo arrivare ai playoff con tutta la rosa che bella pimpante, non possiamo stare sempre a puntare su noi stessi, no? Possiamo, poi c'è il rischio che arriviamo scarichi nelle partite più importanti. Si può già rivedere Contini? Ma Contini sta lavorando con serietà e tranquillità, si sta mettendo a disposizione, è un giocatore che stiamo valutando, non è che noi non abbiamo scartato nessuno, nel senso che sono tutti utili alla causa. Preferisce una partita come quella di domani contro Livorno, che giocherà sicuramente per i 3 punti, o insomma è più facile con una squadra come Cesena che è venuta a San Nicola per il punto? Ma io mi auguro che Livorno giochi a viso aperto, me lo auguro, perché così ci potrà lasciare un po' di spazio dove noi potremo sfruttare le nostre caratteristiche. Contro il Cesena è stata una partita dove loro venivano in emergenza e si sono messi tutti i piedi nella palla e cercavano queste ripartenze. È stato difficile, però credo che la squadra abbia fatto sempre una buona partita. Diciamo che non siamo riusciti a sfruttare quelle poche occasioni che ci hanno concesso. Senti,
punti di Reggio oppure no, e se il Cagliari sarà già in Serie A oppure no, ma è un problema di dopo. E adesso non si può fare un discorso lungo un mese. In questi queste quattro partite abbiamo quattro pericolanti che si giocano la pelle fino in fondo, quindi non sono assolutamente partite facili. Ma che tipo di difficoltà ha invece la squadra più forte che deve, che lotta per i playoff, che ha un altro tipo di obiettivo nei confronti di questi? Cioè, tu la preferisci questa situazione o avresti dovuto giocarti tutti gli scontri diretti? Guarda, il problema che si pone è il fatto di sottovalutare queste squadre, visto che sono in fondo alla classifica, e possa, la squadra può pensare che sia tutto facile, ma questa è la cosa più grande che una squadra può fare, perché abbiamo visto che ci sono squadre che hanno battuto le prime della classe, quindi sulla carta erano svantaggiate, quindi non possiamo, noi dobbiamo affrontare le partite una alla volta, anche perché ogni settimana la classifica cambia, quindi, e quindi dobbiamo un attimino valutare di volta in volta. Sappiamo che sono pericolanti, sappiamo che hanno bisogno di punti, questo non però non sappiamo che sono scarse, perché tutte le squadre che sono in sotto non sono scarse, perché nel campionato di B non ci sono squadre scarse. E il quindi ha un vantaggio, però, consentimi, la squadra ha un vantaggio, le ha già prese da queste qui. Cioè noi, il Bari, non di Caprone, il Bari di Cova, ha avuto le maggiori delusioni quest'anno proprio contro le piccole, contro il Modena, contro il Como. No, cioè, ma perché hanno sottovalutato la situazione? Questo è l'errore più grande, noi non possiamo permetterci nulla, non ci possiamo permettere un atteggiamento sbagliato in questo momento, perché siamo riusciti a riattrezzare una situazione un pochino particolare, siamo terzi in classifica, abbiamo dimostrato che ci possiamo stare, ma non abbiamo fatto ancora nulla, assolutamente. L'errore più grande è quello di adesso di accontentarsi di quello che si è fatto. Cioè, noi dobbiamo avere sempre la fame di vincere. Vincere, convincere, ogni domenica, qualunque squadra ci si presenti. Quindi adesso c'è Livorno, dobbiamo pensare a Livorno, poi penseremo al Como, poi penseremo alle altre. Però voglio una squadra concentrata e cattiva, perché non pensate che a Livorno troveremo la vita facile. È una squadra che lotta per la salvezza, quindi troveremo una squadra agguerrita. Leggevo qualche dichiarazione del loro allenatore che voleva una squadra tosta, che non mollasse mai, quindi ci troveremo un clima un po' particolare, ma noi questo non ci deve interessare, noi dobbiamo andare lì e giocare la nostra partita, non la loro, la nostra, che è fatta di corsa, tecnica e attenzione. Il problema è che a Modena, a Termini, la squadra non ha mai giocato la sua partita, è rimasta a guardare. Ma guarda, io posso parlare della mia gestione, è stata l'unica partita sbagliata interna, secondo me. Ma non è che abbiamo incontrato l'ultima della classe, stava lì a per tutti con noi, quindi lì sarà proprio un approccio sbagliato. Diciamo che nemmeno no, c'è una riflessione. E a Lanciano il secondo tempo, diciamo che è più Lanciano. Vicino al discorso. Il secondo tempo di Lanciano. Cioè è più vicino, cioè mentre è grande quanto noi sul piano della classifica, Lanciano. Sì, però Lanciano il primo tempo l'hai fatta discretamente, il secondo tempo no. Quindi ti sei un po' calato. Quindi non dobbiamo permetterci, noi non ci possiamo permettere questi errori. Cosa vuoi di più dalle hanno fatto bene fino a un certo punto, poi con Cesena qualche cosina in meno, diciamo che dovrebbero ritrovarsi la macchina del gol. No, non è ritrovare il gol, io dalle punte voglio tanto movimento, staticità non serve a niente, quindi abbiamo due mezze punte, anzi tre con Zanzara, che hanno caratteristiche veloci, rapidi, quindi palloni alti non ne possiamo giocare con loro. Quindi ci vuole più mobilità delle punte, dare pochi punti di riferimento. E in più per la punta centrale è quello più importante, quello che nel momento di difficoltà deve andare a farsi dare la palla per tenerla un attimino. Questo chiedo, nient'altro, niente di più. Quello che chiedo tutti i giorni è che quando andiamo ai cross speriamo che qualche volta attacchi nel primo palo. Mister, il fatto di andare a Livorno con una difesa che dà più sicurezza e più certezza, che ha lasciato tranquillo oppure... Ma partite tranquille non ci sono, perché c'è sempre un'incognita approccio in questa squadra. Sicuramente il fatto di aver preso gol è un'iniezione di fiducia importante,
ma anche il fatto di non aver sofferto più di tanto. Però c'è sempre un punto interrogativo, no? All'inizio. Questa settimana sono andate abbastanza bene, sono contento, anche stamattina la rifinitura è stata molto pimpante, molto intensa e soprattutto con molta attenzione. Fa per sperare l'approccio importante, visto che ne abbiamo bisogno. Poi è normale che non diamo sempre colpa alla difesa, diciamo che la colpa quando si prende gol diciamo che è di tutta la squadra, a meno che uno non fa un liscio e quindi un errore. È un errore personale, allora è un altro discorso. Però ecco, è una squadra che ha segnato tanti gol, però purtroppo ne abbiamo presi anche tanti. Se eliminiamo questo aspetto, possiamo ben sperare. Il pericolo concreto del Livorno sul piano tecnico, se vogliamo identificarlo in un uomo, anche per certi precedenti che ha contro il suo vecchio Bari, è avvantaggiato? Ma avvantaggiato è... è l'uomo esperto di questa squadra, è quello che se lo lasci in aria ti fa gol, cioè un goleador, a me piace tanto, però non è solo lui, credo. Io l'ho seguito il Livorno prima ancora di venire a Bari, perché c'era possibilità di andare a Livorno, poi non si è fatto niente, però l'ho seguito, non è una cosa fatta male, anzi. Il discorso è che forse ha cambiato troppi allenatori. Non ci dimentichiamo che questa squadra con le prime partite era la prima classifica, ha fatto 12 punti, cioè non è una squadra che fa 12 punti per caso. Quindi poi è normale, forse un po' di infortuni, un po' di situazioni così le ha fatti scivolare. Ti è dispiaciuto non essere andato a Livorno, vero? No, ma non è questione di dispiacere, non dispiacere. È sempre un, secondo me, è il lavoro, ma poi... cioè, mi ha chiamato il Livorno, è una grande società, sono una grande squadra, mi ha fatto piacere, come mi ha fatto piacere che mi hanno chiamato diverse altre squadre. Quindi vuol dire che, sia, che l'anno prima un allenatore ha fatto un buon lavoro. Quindi... Fabrizio? Sì. Senta, se non ricordo male, il Bari ha avuto soltanto due calci di rigore quest'anno, sì, in tante giornate. Cos'è? Non entriamo in aria o non vedono gli altri? E questa è una bella domanda, bisognerebbe fargli... Beh, penso che c'era, forse c'era un mezzo rigore, però un rigore mezzo e mezzo, ma non ce ne rischiano mai. Il fatto che non è... no, ma io credo che da quando sono arrivato io stiamo attaccando di più la porta, arriviamo più dentro l'aria. Il problema è che molte volte, sì, è vero, non cadiamo. Perché mi sembra un paio di partite c'erano delle situazioni dove sono stati toccati i giocatori, ma noi... per la voglia di far gol rimaniamo in piedi. Ecco, siamo poco furbi in questa circostanza. Una squadra così esperta, passando l'esperienza degli attaccanti. Esatto, siamo poco furbi, rimaniamo in piedi perché vogliamo far gol in tutti i modi, no? Invece quando uno viene toccato è giusto che... cioè non simulare, perché simulare non è antisportivo, però quando c'è, c'è. Vai. Tornando avvantaggiato, lo inserirebbe in un'eventuale lista da presentare in palestra per il prossimo anno? Ma pensiamo a quest'anno, è una cosa, poi il prossimo anno vediamo. Finiamo un campionato come... si parla sempre di liste, insomma... Ma le liste se ne fanno tante, no? Poi ci si può arrivare, non ci si può arrivare. Sicuramente è un giocatore che sta facendo bene, è un giocatore che ha fatto bene, che sta continuando a far bene. Andrea? Luca si è ripreso completamente, è più in avanti o più indietro nelle gerarchie rispetto allo Sassuolo, o se non si è intoccabile? No, ma qui non c'è nulla di intoccabile, non c'è assolutamente gerarchia, non c'è niente. Diciamo che De Luca viene un infortunio, lo stiamo recuperando, gli sta dando fiducia, è convocato. Però non sta ancora al 100%, deve ancora lavorare tanto. E quando sarà a posto si giocherà tranquillamente il posto con gli altri, tranquillamente.